Hola, chico. Burro cacao. Messo. Voi non siete pronti, lo dico in ogni video, ma voi non siete pronti. Guardate quante cose ho preso su Shein. Sono tutte cose estive perché appunto adesso sta arrivando l'estate. Come vi ho detto, io in quest'estate ci credo, anche se ho la maturità, quindi la comincerò super tardi. Però ho in programma già un viaggio con Scuola Zoo, quindi non vedo l'ora di farlo. E quindi ho preso tutte cose estive, fighissime, secondo me, che adesso vi mostrerò. Ho preso davvero tantissime cose, quindi sbrighiamoci perché ho paura che il sole tramonti mentre sto registrando questo video, perché adesso che lo registro, che lo sto registrando, sono le 18:13. Come avete letto dal titolo, è un video haul di Shein. Voi amate i video haul di Shein, quindi sto continuando a portarli. Fatemi sapere sempre qua sotto nei commenti sia qual è il vostro capo preferito di tutto il video, quindi arrivate alla fine e commentate. Ma anche se volete vedere altri video haul di Shein su questo canale. Ormai collaboro con Shein da davvero tantissimo tempo. Il mio codice sconto del 15% valido su tutto il sito senza minimo di spesa è questo qui. E li ringrazio per avermi inviato tutti questi prodotti e per star sponsorizzando questo video. Inoltre pubblicherò dei contenuti in collaborazione con loro anche su Instagram e TikTok nei prossimi giorni, quindi andatele a guardare. Ma adesso iniziamo con il video perché ho preso troppe cose, come sempre. Questa volta mi è arrivato tutto in questo mega sacco e non nella scatola, quindi non ho potuto sbirciare. Perché una volta che le esci, io non so come loro riescano a far entrare tutte queste cose dentro questo sacchetto, perché poi una volta che le esci è impossibile rimettercele, fidatevi. Allora, la prima cosa che andiamo ad aprire è questo cappellino qui. Se mi seguite già da un po', sapete che recentemente mi è iniziata questa nuova fissazione per i cappellini. Li voglio di tutti i colori, li voglio abbinare a tutti gli outfit. E in realtà è anche una fissazione motivata, perché non so se a voi mi è capitato, però a me ogni volta che sto sotto il sole si brucia la riga della testa. Questa qua, tipo tra i capelli, ok? Vedete qui? Mi si brucia tutta. Ed è una cosa tremenda, secondo me, perché non è che si brucia e basta, si brucia e poi si spella. Quindi, tipo, è una cosa molto imbarazzante e in realtà proprio non mi piace, poi non penso faccia bene alla mia cute in generale, perché si va ad arrossare, eccetera. Quindi, essendo che io ho bisogno di cappellini d'estate e adesso mi sono innamorata completamente di come mi stanno i cappellini, eccetera, ho deciso di continuare a prenderli di altri colori per averli sempre ad abbinare agli outfit. È la prima volta che prendo un cappellino di questo tipo su Shein, quindi andiamolo a provare. Qua c'è scritto California, Los Angeles. Ok, l'ho voluto prendere di questo rosa che in questo periodo, come si può notare dalle mie unghie, ma già lo sapete, mi sta piacendo un sacco davvero. Devo un po' sistemarlo per la forma, però mi piace. Voi che dite? E chiaramente anche questo qui è regolabile, quindi al momento mi stava un po' grandicello, però basta che glielo vado a regolare, si può stringere. Se volete vedermelo indosso e se volete vedere gli outfit, andatemi a seguire su Instagram. Andiamo avanti. Vediamo cosa c'è qua dentro. È un sacchettino di Daisy, che è una delle linee di Shein che più amo in assoluto. E io mi sono appena ricordata di aver preso questa maglietta fighissima. Guardate che bella. Allora, se non sbaglio, è 100% cotone perché sono stata attenta alla qualità. Infatti vi consiglio di guardare sempre la descrizione dei prodotti e prendere quelli magari con una qualità maggiore in modo tale che vi restino per più tempo. Ho preso una M perché mi piacciono queste maglie molto oversize, l'unica cosa ho paura che sia un po' trasparente. Ed è 100% cotone. Forse la mia preferita tra le t-shirt che dopo vedrete, stupenda, mi piace un sacco, molto leggera, stile oversize. Se non amate lo stile oversize potete anche prendere una S, io invece sono un po' un amante soprattutto per le t-shirt perché mi piacciono proprio belle larghe così, che non fanno sudare, che non tengono troppo caldo, quindi top, l'amo. E poi tutto in cotone e si sente proprio la qualità. E dietro è così perché ha tutto una scritta. Continuiamo con questo sacchettino arancione. Allora, io vi avverto perché io ho preso delle figate assurde. Questo qui è il completino e ora vi mostro com'è formato. Allora, è formato da questa magliettina, da questo top, così. Al momento non rende, però fidatevi di me, ora ve lo faccio vedere indossato. E poi ha sotto questa mini gonnellina che va messa proprio a vita bassa, quindi non è proprio corta perché va messa a vita bassa. E nulla, mi piace tantissimo. Io ho un conflitto con l'arancione perché secondo me è un colore che non mi sta troppo male. Invece Elenia mi dice che è un colore che non devo mettere perché mi sta male, quindi ditemelo voi. Come mi sta l'arancione? Armocromisti? Esperti di armocromia, come mi sta? Allora, ci ho messo tipo un anno per sistemare questo top e ci vuole un attimo una laurea in ingegneria aerospaziale per poterlo agghindare. Però comunque mi sembra un sacco carino, soltanto che probabilmente l'ho allacciato tutto male perché ho messo tipo tutti i fiocchetti dietro, cose così. Questa è la gonnellina, molto corta, però comunque come vi dicevo va messa a vita bassa, quindi in realtà arriva sempre tipo a metà coscia. E dietro è così. Mi piace un sacco, però è un po' complicato da indossare.
Non vedevo l'ora che mi arrivasse questo completino. Questa volta mi ricordo tutte le cose che ho preso perché le ho riguardate tipo 2 giorni fa, mi sembra, perché non vedevo l'ora che mi arrivassero, quindi le ho riguardate tutte. E questo completino è formato da questa t-shirt di questo colore pesca. Non è proprio pesca, non so come definirlo. Un rosa watermelon. Watermelon, ok? Sì, è tipo anguria, ok? Lo so che il colore dell'anguria non è questo, però questo qua mi sa che si chiama watermelon. Watermelon. Comunque è un set formato da questa t-shirt, così. Molto bella, ma la parte più figa secondo me sono i pantaloncini, quindi la parte sotto, adesso vediamo come mi stanno indosso, e secondo me questo qui tutto abbinato è una figata assurda e dà proprio l'impressione di essere comodissimo. Allora, non so se mi convince o no, potrebbe essere una delusione per il semplice fatto che mi sa un po' di pigiamino, forse di questo colore, era meglio prendere un colore diverso. Non lo so, magari tutta agghindata poi per uscire è diversa la sensazione. L'unica cosa, ho preso una taglia troppo piccola, infatti se vedete di spalle mi sta piccolina, devo prendere una taglia in più chiaramente. Però più che altro solo della t-shirt, perché la parte sotto invece va benissimo. Secondo me finirò per mettere il completo in maniera separata, cioè i pantaloncini con un top magari aderente che non dà l'idea di troppo oversize, quindi tipo un po' di pigiamino, e invece la maglia con dei jeans, oppure la do a qualcuno un po' più magrolina di me o comunque un po' più piccola proprio d'età di me. Passiamo adesso a questo. Che cos'è? Allora, vi ricordate quando nello scorso video haul dove c'erano un sacco di tipo dove c'era un sacco di oggettistico, ok? Avevo preso dei coprizone femminili, ok? Non so se mi bannano, non penso. Comunque, mi servivano per le magliettine aderenti, ok? Per non fare vedere, capito? Ci siamo capiti. Il problema è che non mi sono piaciuti di qualità, quindi non prendeteli quelli lì. Onestamente, mi sa che ve l'ho detto anche su... No, non penso di averlo detto su Instagram, perché questa cosa è difficile da spiegare, ok? Ok, comunque, non andavano bene quelli lì, non mi sono piaciuti, il resto delle cose che c'erano nel kit, top, invece loro non mi sono piaciuti, la colla si è staccata, quindi ho deciso di riprenderli, perché comunque per quel poco che li ho utilizzati sono stati davvero utili, e li ho ripresi però di una sezione di Shein un po' più luxury, dedicata proprio all'intimo, eccetera, e sono di Louvlette, questa qua è la sezione tipo intimo figo di Shein, cioè luxury, nel senso fatto di qualità, con una qualità maggiore. E dovrebbero essere tutti in silicone. Adesso andiamo a vedere perché è tutto impacchettato super bene. Quindi qua poi c'è quest'altro cartellino di Louvlette dove ti spiegano tutta la campagna con tutti i materiali eccetera. Dovrebbero essere 100% silicone, però non so di che tipo. Li vedete, sono qui. E odio i reggiseni, vi giuro. Perché tipo per me non hanno senso, è la scomodità e basta. Sì, comunque sono molto molto più soffici, diciamo, cioè di una qualità maggiore palesemente. Questi qua si dovrebbero poter lavare, mentre quelli là, quando ho provato a lavarli, è andata via la colla. Vediamo cosa c'è qua dentro. Bello! Allora, è un completino formato da questa parte sopra, super carina, molto corta, e un top corto così in rosa, che è tipo lo stesso rosa, comunque un rosa molto simile alle mie unghie, a questa mano. E poi sotto ha questi pantaloni, l'unica cosa mi sembrano un po' trasparentini. Allora, partiamo dal fatto che amo questo colore, quindi sono di parte, amo anche il top che mi sta secondo me molto bene anche come misura, diciamo, super carino, super bello, l'unica cosa un po' problematica sono i pantaloni che sono grandi per me, vedete? Cioè tendono proprio a cadere, mi dovrebbero stare tipo così, solo che mi stanno così. Quindi o li faccio stringere in qualche modo o faccio mettere dei passanti e metto una cinta, però se mi stessero bene di misura così sarebbero stupendi. Ho voluto prendere questa borsa, in realtà ne ho prese 2. Allora, io non so se voi seguite Elettra Lastra, ok, io l'amo, lei è il mio mito, la mia diva ispirazione, la mia musa, tutto, capito? Io l'amo questa ragazza, ok? E mi guardo sempre le sue storie, e lei adesso si è tipo comprata una borsetta simile, se non sbaglio, o comunque ha detto che le piacciono, eccetera, ok? Per me lei è tipo, capito, la musa ispiratrice, quindi mi ha acceso questa lampada e ho detto no, ma sono bellissime queste borse, devo provarle anch'io, quindi ho preso queste 2. Allora, la prima è questa, me l'aspettavo più grande, devo dire, però secondo me appena si vanno a mettere alcune cose all'interno si slabbra un po'. È fatta così ed ha questo pattern verde scuro, verde chiaro e bianco. Non so come va tenuto onestamente, perché, cioè, va tenuta tipo così? Non lo so come va tenuto onestamente, magari così, ma presumo così, per forza, cioè metti il braccio così oppure la tieni in mano così. Non lo so, ve la farò vedere anche su Instagram o su TikTok con altri outfit, però è molto carino. Mentre la seconda è di questi 2 colori, l'ho presa così perché ho un paio di orecchini, vi giuro, identici. Ora li prendo e vi faccio vedere.
Questa qui è la borsettina, guardate quanto è bella, vi giuro, questi pattern un po' così, tutti, non lo so, strani, mi piacciono tantissimo. Adesso vi faccio vedere gli orecchini. Il pattern non è uguale, ma i colori sono molto simili, cioè se non identici, guardate che belli, li voglio indossare troppo insieme, anche se il pattern non è uguale, chi se ne frega, amen. Penso ci fosse anche quella tutta a quadratini, quindi proprio identica agli orecchini. Peccato, però vabbè, poi forse era troppo eccessivo, non lo so, andiamo avanti. Vediamo cosa c'è qua dentro, sempre della linea Daisy e se non sbaglio dovrebbe essere un'altra t-shirt a maniche corte. Ok, infatti una t-shirt a maniche corte, vi giuro, la cosa più morbida dell'universo, mi sa che questa è lana, quindi è una t-shirt un bel po' pesante, comunque per l'estate in Sicilia sicuramente no, però magari una giornata un po' più fredda, però magari la sera per uscire, bellissima. E il materiale davvero mi piace tantissimo, è tutta a righe così, panna e nero. La particolarità di questa t-shirt è che ha questo coso, che semplicemente va a simulare un maglioncino messo sopra. Cioè, vabbè, ora ve lo faccio vedere indossato, così lo capite meglio. Super particolare il fatto di mettere questo maglioncino sopra, però palesemente non è un maglioncino, quindi... cioè si capisce che non è un maglioncino, secondo me non va ad imitare proprio il maglioncino, ma lo stile, capito così? L'ho visto un sacco nella moda delle ragazze cinesi, ora non voglio dire cose che non sono vere, però io l'ho visto un sacco indosso delle ragazze cinesi o comunque tipo in tutti i post, tipo loro così in giro, fighissime, e a lei piace un sacco. Allora, io sicuramente le indosserò senza questa parte sopra, magari questa parte la lascio per qualche foto, per qualche TikTok, però essenzialmente è inutile, così è molto più... capito? Facile muoversi eccetera, perché poi questa ti cade, magari è chiara, ti va cadendo, devi tenerla sempre addosso, poi magari fa caldo, quindi secondo me è una parte d'abbellimento però un po' inutile. Invece la t-shirt stupenda. Cosa ci sarà qua dentro? Andiamo a vedere. Ok, bellissimo. Allora, è un completo, cioè che in realtà è un completo, non so come si chiamano, set, ok, stupendo, bianco, spero di non macchiarlo in un minuto, formato a questi pantaloncini, anche molto morbidi devo dire, e da questo top che mi piace tantissimo, in cui sicuramente andrò ad utilizzare questi qua, perché qua come fai a nascondere il reggiseno? Comunque, e secondo me questi completi così sono la vita. Mi sono perdutamente innamorata, vi giuro, non lo toglierò mai più, stupendo. L'unica cosa, un po' trasparentino al top, ma neanche troppo, quindi lo amo. Bellissimo, bellissimo, devo dire proprio che il bianco mi piace qua, mi sta indosso, e secondo me quando mi abbronzerò un pochettino, non ci credo manco io che mi abbronzerò, mi starà ancora meglio. Adesso andiamo a vedere cosa c'è in questo pacchettino di MOTF, che sarebbe la linea premium di Shane, di Shein. Allora, voi mi rimproverate ripetutamente dicendomi, Gaia, ma collabori con Shane e lo chiami Shane, si dice Shein, raghi, lo so che si dice Shein, però... non penso di star facendo niente, non penso di star misgenerando Shane. Se voglio dire Shane, sono abituata a dire Shane, ma posso italianizzarlo? Grazie. Andiamo avanti, andiamo avanti. C'è questo cartellino, come sempre, che è tipo una cartolina, no, cartolina. E adesso andiamo a vedere, vedete, qua c'è tipo tutta la carta, come si chiama sta carta? Vediamo cosa ho preso. Ah, ok, ok. È una semplice t-shirt, però è tutta in cotone se non sbaglio, quindi ho detto prendiamola perché comunque è carina. È fatta così e ha le cuciture esterne. Non so se si riescono a vedere, sì. Le cuciture sono tutte esterne, molto bella, di questo beige e marroncino. Secondo me ci sta, magari con un fit, con i pantaloni bianchi, belli larghi, tipo tutto un fit cappellino, cose. Molto figa secondo me. Approved by me. Secondo me sto diventando bravissima a scegliere le cose su Shane, perché ogni volta le cose mi stanno bene e sono come dico io. Guardate che figa anche questa t-shirt. Ok, è molto semplice, però magari per gli ultimi giorni a scuola, per andare a scuola oppure per andare in giro, così basic, si può abbinare con tutto, con un outfit tutto streetwear, perché ha tutte queste cuciture esterne che mi sanno appunto un sacco di outfit streetwear. E nulla, bellissima, voto 8 più. Per continuare con le t-shirt, perché voi dovete sapere, io non ho t-shirt normali, diciamo, non crop top, proprio t-shirt così, tipo questa qui, basic, cioè, organizzo i pensieri. Non ho tante t-shirt basic così che non siano crop top, però ogni tanto le voglio mettere, o magari per alcune occasioni, non è il caso di andare in top, tipo per i giorni estivi di scuola. Quindi ho detto prendiamo delle t-shirt fighe comunque che mi piacciono, perché io al momento mi sto mettendo a ripetizione tre magliette a maniche corte, che sono questa, quella blu e quelle che mi aveva inviato Elmes. Soltanto quelle mi sto mettendo a ruota, a ripetizione per andare a scuola. Quindi ho detto no raghi, ok che adesso devo fare il cambio stagione, sicuramente ne tirerò fuori di fighe, però non ricordo di avere delle magliette molto fighe per l'estate, cioè tipo altre due tre fighe e poi basta. Comunque andiamo avanti. Ho preso questa qui, molto carina, è simil polo, ok, vedete che ha
questi bottoncini. Il tessuto non so come farvelo capire, però è tipo il tessuto similpolo ed è 56% cotone e 44% poliestere. Ho preso una M, mi piaceva molto. Questo giallino molto chiaro con questo sole stampato qua al centro, molto carina secondo me, elegante. Vi mostro la magliettina similpolo più carina dell'universo, stupenda. Poi secondo me mi dà proprio delle vibes eleganti, non so perché mi dà le vibes eleganti, non lo so. Super bella, è un po' stropicciatina perché ancora deve essere lavata e stirata, però la approvo tantissimo, cioè guarda che carina. Anche per ora c'è un jeans bianco, però magari con un jeans più scuro, con dei pantaloncini, bellissimo. Continuiamo, vediamo cosa c'è qui. Wata! Ok, sempre per continuare con queste maglie, maglie a maniche corte, una maglia a maniche corte semplice di questo verde, molto faigo secondo me. Ha uno spacco laterale, qualità 100% cotone e ha qua tipo uno spacco laterale, ma ora lo vedrete appena la indosserò. Forse di questa potevo prendere una taglia anche più piccola perché è molto oversize, però in realtà mi piace, anche molto fresca, quindi per l'estate ci sta tantissimo. Gli spacchi laterali di cui vi parlavo sono questi qui. Bella questa, questo qui è un pantalone di tuta che volevo troppo, sono bellissimi, sicuramente lo userò per questo ultimo periodo di scuola, guardate che fighi, tutti rossi, tutti red, l'unica cosa mi sembrano forse un po' trasparentini, non lo so, ma neanche troppo, ho preso una M, mi sa che c'era solo la M, ora vediamo come mi stanno. Molto belli come pantaloni di tuta, sicuramente li metterò per andare a scuola o comunque per andare in giro così fino a quando si potrà, perché già le temperature si stanno alzando in una maniera assurda. L'unica cosa che mi spiace è che sono un po' trasparenti nella parte dietro, però neanche troppo, giusto un po' trasparenti, quindi sotto dovrò andare a mettere le culotte anche qui. Un altro difetto è che non hanno i laccetti per stringerli, quindi hanno questo elastico e basta. Al massimo uno può fare un giro così, però non c'è il laccetto per stringerli, peccato. Adesso abbiamo un altro cappellino. Questo cappellino è molto simile a quello lì rosa perché c'è sempre scritto California West Coast, mentre là c'è scritto California Los Angeles, ed è blu. Molto bello, essendo che mi piace anche il blu come colore, mi piace anche come mi sta indosso e spesso mi vesto con cose blu, top blu, tute blu. Bello, approvato. Passiamo a questo sacchettino che contiene un paio di jeans verdi, ma non è un verde smorto, è proprio un bel verde mela, è proprio un bel verde bellissimo, non so come descriverlo, è proprio bello, mi piace un sacco, non vedo l'ora di abbinarlo con qualcosa di rosa. È un jeans semplice, quindi ho preso una taglia, secondo me è una S, ho preso. Sì, è una S, è all'85% cotone e 15% poliestere, ha le cuciture tutte bianche, molto carine, e ora vediamo come mi sta indosso. All'S 100% mi starà grande. Come immaginavo sono un po' grandi, forse dovevo prendere la XS, però poi io se i pantaloni mi stanno stretti non li metto completamente, mentre se mi stanno larghi metto una cinta oppure semplicemente me ne frego, li tengo un po' tipo a vita bassa così, cosa che faccio sempre perennemente. Infatti se mi avete visto in giro sicuramente mi avrete visto tipo con il cavallo dei pantaloni arrivato ai piedi perché sono più grandi e io li lascio così perché chi se ne frega, anche perché anche con la cinta sto un po' scomoda perché io odio quando i pantaloni mi stringono tipo la pancia, quindi poi dopo un po' la pancia ti fa male, io una cosa che odio perché non devo soffrire per vestirmi, e quindi li preferisco un po' più larghi rispetto a un po' più stretti, quindi amen. Però il colore mi piace un sacco, devo dire che sono anche molto felice del fatto che non siano troppo lunghi come pantaloni, quindi non ho bisogno né di accorciarli né di tagliarli e posso metterli, spero, con delle semplici scarpe da ginnastica. Ok, altro pacchettino rosa, questo qui ho già capito cos'è. Ciao, ciao a tutti voi che state lì fuori. Io, ciao. Allora, comunque, è un vestitino stupendo, fucsia, di questo fucsia che amo. Non so se avete visto un po' che nell'ultimo mese così sta andando un sacco questo tipo di vestitini che hanno una specie di intreccio qui, ok? Tipo, si stringono nella parte davanti con varie tipo perline, cuoricini, eccetera, al centro. È partito tutto da un brand molto famoso, però i vestiti di quel brand gli costano tipo 300 euro. No, forse di meno, però comunque costano un sacco. E quindi hanno fatto un sacco di dupe in giro e questo qui mi piaceva tantissimo, quindi ho deciso di prenderlo. E la qualità mi sembra anche buona. Ora vi faccio vedere come mi sta indosso. Allora, per me è super approvato, soltanto che qua mi sono resa conto che è saltato qualche punto, perché doveva essere arricciato come questo, invece, vedete, è più calato. E secondo me è saltato qualche punto, però poi o lo dico a mia nonna, lo dico a mia madre, me lo faccio sistemare. Mi piace tantissimo. Davanti è così e dietro è così. Ok, vediamo cos'altro ho preso di rosso. È un completo tutto rosso, formato da questo pantalone, molto carino, spero non sia trasparente, spero la misura sia giusta perché non ha i passanti e secondo me è grande, però va bene in caso lo do a mia sorella. E poi sopra ha questo top,
un top molto piccolino, molto proprio top top, nel senso non è una magliettina, è un top, quindi molto corto, e ha questi laccetti che si vanno ad attorcigliare in vita, penso, oppure si può fare un fiocchetto qui. Allora, vi faccio vedere un po' il pantalone perché mi ha stupito in una maniera assurda il fatto che la misura sia corretta per me, o quantomeno un minimo corretta. Vedete, c'è un pochettino di stoffa in più, diciamo, pure è davvero minima la cosa in confronto agli altri pantaloni di questo, con questo modello, che solitamente mi stanno molto più grandi e non posso neanche regolarli. L'unica pecca dei pantaloni è che sono un po' trasparenti alla parte dietro, quindi io invece di mettere la semplice mutandina andrò a mettere sicuramente le culotte, in modo tale da non mostrare il mio sedere a tutte le persone che lo guardano. Invece riguardo al top, super carino, molto semplice, così. Io ero sicura di aver preso anche degli occhiali, ma qui non ci sono, quindi secondo me mi arriveranno nei prossimi giorni, in caso poi ve li mostro su TikTok o su Instagram. Vediamo questa cosa qui, è bellissimo, è la prima cosa che ho scelto di prendere questo mese perché mi sono innamorata. Un completino, che è simile fatto all'uncinetto, palesemente non è fatto all'uncinetto, è fatto a macchina, però molto bello anche per andare al mare, quindi come coprisole, perché comunque è tutto bucherellato o comunque con qualcosa sotto. E sotto ha il pantaloncino fatto in questo modo. Tutto rivestito all'interno, quindi volendo si può utilizzare anche per uscire. E i fili funzionano. Bello, 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 molto carino. Non mi espongo troppo perché ho paura che si veda qualcosa che non si deve vedere, però comunque sotto il reggiseno quello adesivo, quindi in teoria non si vede nulla, però evitiamo di farci bannare così. Mi piace un sacco, la misura è giusta, il top è così. Che ne dite? Secondo me è super carino e super estivo. Mancano le ultime due cose e poi secondo me mancano anche gli occhiali, che vediamo quando mi arriveranno. Andiamo a vedere questo pacchettino. Bello, allora contiene questo completo. Mi sono innamorata di questo completo. Lo dico sempre questo nei video. Mi sono innamorata, per forza devo dirlo questo, di questo completo. Formato questo top appunto, stupendo. Questo blu, si chiama tipo blu navy se non sbaglio, tipo petrolio, non lo so, molto carino comunque. E sotto invece c'è il pantalone, anche lui super figo, guardatelo. Anche qui ci sono i laccetti che si possono mettere in vita, tipo arrotolati. E la fine del pantalone è fatta così, quindi con tutto tipo svasato. Bellissimo, lo amo. È la vita questo completo, vi giuro, prendetevelo, è la vita, è stupendo. Bellissimo, guardate che figo, anche i pantaloni sotto. Faccio vedere, non so se si vede. Spero si veda. È super aderente, quindi fa anche un sedere carino. Lo amo. Infine, non so se per importanza o così, tanto per, c'è questo pacchettino nero che contiene, non per importanza perché questa è bellissima, che contiene questa maglietta stupenda. Raga, ma è bellissima, vi prego. Tutta grigia con questa scritta nera che risalta un sacco, soprattutto in videocamera si vede un sacco questa scritta. Ho preso sicuramente una S e se non sbaglio anche questo è 100% cotone, vediamo se è vero. È della linea Daisy, ho preso una M e il materiale è 65% cotone e 35% poliestere. Fighissima, mi piace un sacco, super approvata, anche super morbida, cade proprio leggera. Forse potrebbe essere poco poco trasparentina? Perfetta per l'estate, secondo me questa qua non fa assolutamente sentire caldo. Boh, approvatissima, per me questa qui è un grande 9 su 10, finale col botto, bella bella bella. Allora, al momento ho finito tutte le cose che dovevo mostrarvi, anche se secondo me manca qualcosina che mi arriverà nei prossimi giorni, in caso la faccio vedere su Instagram eccetera. Sono molto fiera delle cose che ho preso e sicuramente me le vedrete indosso per tutta l'estate, perché ci sono alcuni completini che sicuramente porterò anche in vacanza. Fatemi sapere con un commento e con un mi piace se questo video vi è piaciuto. Io ringrazio sempre Shein per aver sponsorizzato il video e per avermi omaggiato tutti questi prodotti, e vi ricordo di utilizzare il codice per avere il 15% su tutto il sito senza minimo di spesa. Adesso ci salutiamo. Quindi se il video ti è piaciuto, se ti piace, se ti piace, se ti piace su TikTok, e noi ci vediamo al prossimo video.